Ha detto che si sposa, ha cominciato a nevicare, a piovere e quindi direi che non è stata una grande decisione. Allora, com'è andata finora oggi? Ma direi molto bene. Bene, a parte il tempo, direi che sta andando tutto secondo le più rosee previsioni. Sì, sì, proprio. Ma ci possiamo aspettare qualche sorpresa durante la serata? Sì, mi vedrete al taglio della torta in abito, diciamo, compromettente. Eri contrario o favorevole a questo matrimonio? Favorevolissimo, non si sa mai che ce lo leviamo dalle palle una volta per tutte, quindi ben venga, grazie Antonella, grazie. Come ho fatto a conquistare Enrico? Sicuramente con la cucina, cucino molto bene. Lui è molto sensibile all'arte culinaria, lo prendi per la gola. Sì. Dunque, lui ha conquistato me regalandomi libri di poesie. Sì, devo dire che è stato molto molto romantico. Adesso non l'è più, abbiamo rimosso. Sì. Era un periodo, diciamo. Diciamo però che all'inizio era molto romantico. E quando eri bambino, Principe Azzurro, tu come immaginavi la tua principessa? È come lei adesso. Mora, con gli occhi neri, smilza, e io no invece. Ringrazio tutti gli ospiti del Principato di qui di Rivalta che sono venuti al matrimonio del Principe. Li ringrazio e li ricolmerò di ogni bene. Domani abolirò la tassa sul mancinato. E se dovessimo trovare qualche scarpetta? No, già dato. È stato bellissimo, faticoso, ma sono molto soddisfatto. Lo rifarebbe? Sì, lo rifarei, sicuramente. Bene, e con questo auspicio che lo rifaremo. Non domani però. Non domani, no, va bene. Domani allora vi diamo appuntamento, stessa ora, stesso programma, fra un anno, in una retrospettiva del Wedding Day 25.05.13. Grazie a tutti e buonanotte.